Spero di farcela in 3 minuti. Allora, l'avevo già detto in occasione del bilancio, sulla biblioteca Sandro Onofri. Il tema è stato presentato in Commissione Lavori Pubblici dalla consigliera Piccolo. Abbiamo fatto una commissione interessante dove appunto sono stati evidenziati al SIMU, al Dipartimento SIMU, presente anche l'Istituto per le Biblioteche, abbiamo quindi individuato le problematiche, ossia fessurazioni su una parte in legno della biblioteca più delle infiltrazioni d'acqua dove alcune volte appunto piove sempre, però in due distinti locali. La Commissione Lavori Pubblici ha scritto subito ai tecnici per un sollecito degli accordi presi in commissione, ovvero andare a individuare che tipo di lavori dovessero essere fatti, eseguiti, e quindi si sono mossi, gli uffici hanno fatto un incontro con il progettista che aveva appunto ideato questa copertura del soffitto con queste grosse lame di legno hanno fatto questo sopralluogo la scorsa settimana. Di questo sopralluogo stiamo aspettando in Commissione Lavori Pubblici la relazione, anche questa sollecitata. Chiunque i consiglieri possono fare accesso agli atti, ai fascicoli che sono presso la Commissione Lavori Pubblici senza problemi, chi fa parte della Commissione ne può prendere comunque atto. Siamo soddisfatti nel senso che comunque abbiamo saputo per le vie brevi che a seguito di questi incontri i lavori sembrano molto più semplici di quello che all'inizio erano stati prospettati, proprio perché sono stati fatti con il progettista che ha ideato appunto questi intramezzi, scusate. Quindi stiamo aspettando la relazione finale e ben venga questa mozione che chiaramente voteremo favorevole perché d'accordo diciamo, favorisce l'iter anche presso gli uffici e quindi saremo anche più forti nel chiedere una risoluzione immediata. Grazie.